Allora, cari ragazzi, ben rivisti e ben ritrovati nel video di oggi, dove vediamo una piccola idea che ho avuto. Si tratta di una pompa per il vuoto e di un tappo che in questo caso è utilizzato su cartucce di colla, in questo caso è silicone, ma può essere utilizzato in tantissimi altri campi, come ad esempio quello alimentare. Esistono cose simili per bottiglie di vino. Praticamente si tratta di una pompa che va a estrarre l'aria della bottiglia di vino, e all'interno questo tappo ha una valvola di non ritorno, in questo caso c'è un rubinetto che blocca il vuoto all'interno. Vedremo l'efficacia su un guanto in gomma per vedere se il vuoto resta e per quanto tempo resta. Io l'ho testato per 2 minuti con perdite zero e nel video, poi l'ho testato anche separatamente per più tempo. Per questioni logistiche purtroppo non l'ho potuto inserire perché sarebbe troppo lungo. Detto questo, partiamo dalla fine di questo video, quindi facciamo un percorso all'inverso. Vediamo se il silicone è rimasto morbido. Circa un giorno che ho fatto il test della pistola pneumatica per silicone, vediamo se è rimasto morbido. Quindi andiamo a aprire il tappo, come vedete è rimasto morbido, quindi ha funzionato. Chiaramente il vuoto che si crea è un vuoto molto blando, è un vuoto che praticamente crea una minima depressione. Come vedete, la punta della colla si è alzata un po', però non è entrata all'interno del tappo. Vedete, questo è l'effetto del vuoto che si è creato con la siringa, e ha fatto sì che il silicone non si asciugasse. Tra l'altro il silicone si asciuga anche abbastanza velocemente. Detto questo, un vuoto maggiore invece avrebbe portato il silicone fino a sopra. Ecco perché una siringa come questa. Poi c'è un altro discorso da fare. Intanto rimettiamo il vuoto qui, altrimenti si secca il silicone. Quando il tappo non arriva in battuta vuol dire che ci si è creato il vuoto. Andandolo a togliere, vi assicuro, ho fatto tanti esperimenti, resta il vuoto. Questo rubinetto è pressappoco immediato, quindi non ci saranno perdite. Detto questo, la pompa che vi dicevo per il vino, che serve per togliere l'aria, non mi sono ispirato a quella, in realtà già ci avevo pensato tanto tempo fa, e toglie l'aria una volta sola. Invece in questo caso, se noi volessimo andare a richiarare il vuoto, non c'è bisogno che andiamo a reinserire e rifare tutto da capo, basta ridare qualche colpetto e si ricrea il vuoto. L'aria praticamente esce da questa parte, questa è una valvola di non ritorno, quindi andando a spingere, noi non spingiamo l'aria qui, ma l'aria uscirà da qui, e quando la molla spingerà la siringa dietro, toglierà l'aria che si trova in questa camera, in questa e nella parte della siringa. Quindi praticamente poi il rubinetto sarà sotto vuoto. E ora, come l'ho costruita? Vedete meglio nel video. Questa è una siringa che utilizziamo per dare lo sciroppo a mia figlia, e questa è una molla vecchia che ho recuperato dalle molle che avevo, ed è la lunghezza giusta, non l'ho fatto neanche apposta. Qui è un po' più larga, qui è un po' più stretta, infatti va imbattuta in maniera perfetta. Questa è una colla della Patex che ho testato a 16 bar in passato, e vi assicuro che è una tenuta estrema, tant'è che la pistola per silicone funziona perfettamente. Questo è un raccordo da mezzo pollice, un quarto. Questa è una T tutta da un quarto, qui c'è un quarto maschio, questi sono un quarto femmina, questo è un nipplon da un quarto, una valvola di non ritorno da un quarto della Camozzi, un raccordo rapido maschio per aria compressa. Nell'altra parte invece ho avuto qualche problema in più. Allora, innanzitutto volevo creare questo pezzo unico, e volevo far sì che questo potesse essere sostituito, quindi non ho voluto inserire colla. Alla fine questo è un maschio per aria compressa, però di una regione diversa dalla nostra, quindi non lo utilizzavo più, ma va bene anche uno tedesco, che in realtà va bene per tutti gli attacchi italiani. Questo è un nipplon da un quarto e questo è un rubinetto femmina da un quarto. Per sigillarlo all'interno ho inserito del teflon, e questa è una fascetta in metallo che sigilla tutto. Ora io vi lascio al
test col guanto in gomma e al tutorial. Buona visione, ragazzi.